Allora, posso salutare? Come state? Grazie. Siete di Mantova? Sei grande. O siete forti? Siete in visita? No, io sono di Varese. Ah, di Varese, bravo. Io sapevo di oggi di lei. Porca miseria. Gentiloni. Sei grande. Sei grande. Grande, buono. Grazie. Sarà dedicato al centro di destinato al terzo settore, situazioni sì, buongiorno e fa molto piacere essere qui con il sindaco a Mantova. Come sapete abbiamo diverse iniziative in diverse città italiane sulle periferie. Quello che vediamo qui a Mantova credo sia interessante perché c'è da una parte un intervento che è atteso da qualche anno e che finalmente si sta sbloccando con un finanziamento del CIPE di 9 milioni che è il recupero del Palazzo del Podestà, che è un po' una ferita nel centro storico meraviglioso di Mantova, e contemporaneamente c'è uno degli oltre 100 progetti che stiamo portando avanti nelle periferie italiane che riguarda l'area di San Nicolò che andremo adesso a visitare. L'idea di tutti questi progetti nelle periferie è quella di ricucire il tessuto delle nostre città. Sappiamo che le città sono un po' la ricchezza dell'Italia, sono la meraviglia del nostro paese, e questi interventi che facciamo finanziati dallo Stato e dai comuni e dai privati assieme sono interventi che io credo arricchiranno questo nostro tesoro e danno anche forse un messaggio del fatto che è necessario che il governo e lo Stato si occupino delle nostre città, non solo nelle loro parti centrali ma anche nelle parti che sono in maggiore difficoltà, nei quartieri più lontani dal centro o talvolta vicini al centro ma che hanno comunque problemi di ricucitura del tessuto urbano. Quindi una tappa di un giro a cui tengo molto e che mi fa molto piacere di fare oggi a Mantova. Presidente, ha avuto la lettera dei rabbini americani per il destino di San Nicolò? Hanno detto che hanno scritto sia lei che il ministro Padoan per chiedere di poter recuperare e di impegnarsi loro a finanziare quel recupero insieme al Mantova. Sì, noi siamo naturalmente apertissimi, abbiamo avuto finora un contatto con le comunità in Italia che hanno dato un pieno sostegno ai programmi del comune. Deve essere molto chiaro che noi non modifichiamo in nulla la realtà esistente e io poi personalmente conosco molto bene, sono molto legato anche alle comunità americane e quindi sono certo che troveremo un modo anzi per coinvolgerle in questo lavoro. Post terremoto Mantova, l'Emilia, è una gestione che in qualche modo ha dato esempio a quella che è attuale nel centro Italia, che stiamo a parlare dell'ultima delle ferite ancora aperte. Sì, mi auguro che questo esempio venga seguito, stiamo lavorando direi a testa bassa per la situazione dell'Italia centrale. Purtroppo dobbiamo sapere che abbiamo avuto lì una sequenza di terremoti molto particolare, perché tre o quattro terremoti dell'intensità che simile a quella che ha colpito Umbria, Abruzzo, Marche e alcune zone del Lazio non si era mai vista in Italia, cioè agosto, ottobre, gennaio, e questo naturalmente crea preoccupazione in chi vive in quelle zone e impone allo Stato di intervenire non solo sull'emergenza ma per ridare prospettiva a questi territori. Lo stiamo facendo e come ho già annunciato nella manovra economica per correggere i conti e per rilanciare la crescita che presenteremo entro metà aprile ci sarà un impegno molto consistente per le zone colpite dal sisma. Grazie.